A Paolo Testadri, ora con Gianfranco Visani andiamo a Bivona, in provincia di Agrigento, dove le tradizioni risentono dell'antica presenza di arabi e albanesi. Buongiorno sabato e domenica, buongiorno Attilio, buongiorno Elisa. Guardate che meraviglia, siamo in una terra selvaggia, siamo in Sicilia, a Bivona, in provincia di Agrigento, terra di conquista, ma siamo in compagnia di Fabrizio Giuliano. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno Pissano. Ho visto che anche gli arabi hanno lasciato un segno molto forte, questa danza delle spade. A quanto tempo risale? Beh, intorno al 1500-1400, non abbiamo una data precisa, perché non c'è nessun documento scritto che lo può testimoniare. Noi fino ad oggi abbiamo questa danza, si tramanda fino ai giorni nostri, perché questa danza è strettamente collegata al ritrovamento di un'antichissima croce lignea che è stata ritrovata nelle terre di Castel Termini, un paese a 40 km da Bivona, e i festeggiamenti che venivano fatti ogni anno per il ritrovamento di questa croce si sono aggiunti gli abitanti dei casali arabi con le loro usanze. Scusa Fabrizio, da chi vengono fatte queste spade? Da artigiani del comune di Castel Termini. Un piccolo omaggio che il presidente del gruppo le vuol fare, una delle spade del gruppo folcloristico del Tataratai. Io l'accetto con grande piacere e potrei dire a Tilio e Elisa, venite qui a fare la danza della spada che è meravigliosa. Grazie. Grazie, grazie a voi. E noi passiamo adesso al secondo ospite, Giuseppe Adamo. Buongiorno Giuseppe, buongiorno, lo buongiorno. Storico, vero, per lo storico, sì, per eccellenza. Mi reggi la spada? Certo, certo. Come certo, sei simpatico. Certo. Allora Giuseppe Adamo, che cosa hanno lasciato gli arabi qui? Ma gli arabi hanno lasciato dei segnali nella toponomastica, ma soprattutto nel linguaggio, nella fonetica. Basti dire che alcuni termini ancora vengono usati quotidianamente, per esempio hamiare, che famiare, che cosa significa? Vuol dire accendere il fuoco, molte volte per fare il pane in casa o nel forno appunto di casa. Giuseppe, quali altri monumenti ci sono qui a Bivona? Bivona ci sono dei monumenti soprattutto del periodo del 1600, periodo d'oro della storia di Bivona, periodo in cui vengono costruiti il convento dei gesuiti, dei domenicani, carmelitani, l'eremo di Santa Rosalia qua nella vicina Santo Stefano. I gesuiti sono stati molto importanti qui a Bivona, ho sì, letto. Sì, certo, hanno istituito delle scuole, tanto che ancora Bivona nel corso dei secoli ha sentito l'influenza di queste scuole. Quando nasce Bivona però? Ufficialmente viene citata per la prima volta in un documento del 1150, i tempi di Guglielmo I viene istituita, e viene citato come casale arabo, quindi l'arabo è l'origine. L'influenza è stata più forte, quella albanese o quella araba? Beh, quella araba ha avuto un suo peso, quella albanese ha segnato i secoli seguenti, soprattutto nella vicina Palazzo Adriano. Grazie, grazie Giuseppe, grazie ancora, grazie. E siamo in compagnia di Illuminata Profeta. Sei tu? Sì. Illuminata. Che cos'è questa liturgia bizantina? Questa è la liturgia bizantina proveniente dai Balcani. Queste ragazze stanno cantando un canto liturgico dedicato alla Madonna, quindi un canto liturgico popolare albanese. Ma a Bivona voi ancora fate questi canti liturgici? Noi proveniamo da un paese vicino a Bivona che si chiama Palazzo Adriano ed è una delle colonie arbresce della Sicilia. Scusa, Illuminata, sì. Illuminata, pensa che bel nome. È un nome arbrescia anche questo. La liturgia greco-bizantina. La liturgia bizantina. Ecco, spiegami la parola giusta, greco-bizantina. Bizantina. Greco abbiamo capito che cos'è. Benissimo, è una liturgia proprio bizantina, quindi di origine bizantina, che praticamente gli albanesi hanno ritrovato qui nella Sicilia, portata proprio dai bizantini. Ma viene cantata in chiesa? Certamente, viene sempre cantata in chiesa, quindi questo è il nostro rito greco-bizantino, perché viene cantato tutte in greco domeniche? E in albanese sempre tutte le domeniche. Grazie Illuminata, grazie. Signora, si sente più albanese o più araba? Io veramente mi sento siciliana. Bravissima signora, brava, brava signora. E noi, cari amici, abbiamo riportato Bivona ai tempi remoti, questo paesaggio selvaggio, ma noi ci vediamo qui, Elisa, Attilio, non vi muovete, rimanete qui, incollati a questo video che parleremo di artigianato locale e di gastronomia. Ci siete tutti? Ciao! Maria, adesso noi torniamo con Gianfranco Vissani a Bivona, in provincia di Agrigento, e scopriamo le sculture in pietra arenaria. Cari amici di
sabato e domenica, bentornati a Bivona. Siamo nel centro della Sicilia, proprio questa terra così selvaggia è baciata veramente dal sole. Elisa, Attilio, venite, è un posto veramente indimenticabile. Ci ha accolto la banda musicale di Bivona. Siamo in compagnia del direttore. Buongiorno direttore. Buongiorno. Ma da quanto tempo c'è questa banda? Praticamente è una tradizione antica, però da quando abbiamo, cioè, si è rinnovata nel 1994. Quanti elementi sono, Ignazio? All'incirca 30 elementi. 30 elementi? Vedo che suonate anche molto bene. Senti... abbastanza, è curata la banda. Grazie, grazie Ignazio, grazie. Arrivederci. Grazie. Adesso andiamo in compagnia di un grande artigiano, Lorenzo Reina. Buongiorno Lorenzo. Scusami Lorenzo, sì. Ma... quanto tempo ci vuole per fare così questo volto? Per questo volto occorrono almeno 2 mesi di lavoro. Io sono nella prima fase di sbozzatura. Ma sta pietra è qui, siciliana, di Bivona? Sì, ed è nella zona. Questa è una pietra arenaria. In qualche maniera, attraverso la lettura della scultura, possiamo apprendere che una volta queste erano delle terre emerse, cioè c'era il mare. Per me è come aprire una pagina e guardare le origini di questa terra. Io questo volto lo potrei regalare ai nostri telespettatori di sabato e domenica, ma in modo particolare. Se vuoi puoi portarlo anche tu, se va nella tua valigia te lo regalo. No, ma io lo potrei poi regalare a Elisa, guarda il volto. Rassomiglia un po' a Attilio, eh? Attilio, potrebbe anche darsi. E noi abbiamo un altro artigiano. Grazie a te. Un altro artigiano locale, addirittura, che produce sedie, Giuseppe Cammarata. Sei nato a Bivona. Sei nato a Bivona, che mi fai la scheda anagrafica tua? Giuseppe, la differenza tra una sedia industriale e artigianale qual è? Adesso tu l'hai fatta a mano, che la sedia non si delata, resta la cinge la sedia, non la delata. Signora, lei sa che cosa ha detto questo suo amico? Non l'ho capito. Non l'ha capito neanche io. Allora, scusami. Allora, prendiamo sta sedia, la facciamo vedere qui. La prendiamo qui sopra. Scusa, fammi vedere. Spiegami. Gira Giuseppe. Ecco, spiegami sta sedia, come viene fatta? Questa viene fatta che adesso l'hai fatta a mano. La sedia è di la casa. Scusa. Lei a stringere. Aspettami Giuseppe. Che legno usa? Legno è il faggio. Un applauso a Giuseppe. Un applauso a Giuseppe, perché ci vuole. Vero Giuseppe? Sei una persona simpatica. Ciao Giuseppe, ciao. Grazie a lei. Debora, buongiorno. Buongiorno. Qui c'è una valle di un fiume importante. Allora, qui ci sono due grandi e importanti riserve naturali, quella del Monte Cammarata e quella Valle del Sosio. Sono due riserve naturali dove nel tempo si sono organizzate delle aree attrezzate proprio per consentire picnic, escursioni, e c'è nell'area, ma anche nelle carte, la volontà di realizzare un parco regionale dei Sicani, proprio per tutelare e fare sistema tra le aree. Qui siamo alle pendici dei Monti Sicani, no? Eh sì, siamo proprio sulle pendici del Monte delle Rose, che è il monte più alto della Sicilia centrale. Si usano molto delle erbe aromatiche utilizzate per disturbi appunto e malattie, insomma, vengono utilizzate ancora oggi. C'è questa usanza di utilizzare erbe medicinali aromatiche per curare, insomma. Grazie Debora, grazie a voi. Ma Bivona non è solamente famosa per i suoi artigianati locali, per la sua musica, per questa danza araba delle spade, ma anche è famosa, è chiaro, gastronomia, ma per le pesche. Per le pesche, pensate che ci sono 1100 ettari di terreno coltivati a pesca. Noi praticamente abbiamo riprodotto questa tavola di San Giuseppe in chiave prettamente estiva, caratterizzandolo con la presenza delle pesche. Cominciamo dalla parte centrale. Sì. Ecco, qua c'è l'agnello di Passarreale. Ma guarda, vedo bignè, profiterol, questo bignè è una San Giuseppe, sì, queste sono, sì. I cannoli. I cannoli. Queste sono ciarduna. Non potevo mancare i fichi d'India locali. Poi questa è la palma di San Giuseppe. Scusami, io vado, passo di qua. Scusami, ma parliamo di questi formaggi, come ti chiami? Giovanni, ma spiegami, vedo ragusano. No, questi sono dei formaggi prodotti nella zona dei Monti Sicani. Abbiamo dei formaggi a base di latte di pecora, che sono i pecorini nelle diverse stagionature, con il primo sale, che sarebbe il formaggio fresco nei primi 40 giorni, poi avviene, sì, la stagionatura. Grazie, e con questo giunco, guardate questo canestro a forma di giunco che ha fatto questo ragazzo, io vi saluto da Bivona, il paese delle pesche, nel cuore della Sicilia, in questo immenso, immenso deserto selvatico, straordinario. E cari amici, noi ci vediamo domani, sempre dalla Sicilia, in questa terra magica,
in provincia di Catania, da Via Grande. Un saluto, Elisa, Attilio.